Non sono una persona che ama parlare di sé, sono piuttosto laconico, l'opposto di chi pubblica roba sui social, per dirla molto semplicemente, anche perché non è che abbia chissà quali grandi cose da raccontarvi, la mia non è certo una vita da Instagram. E dato che le storie di Instagram abbondano già di robaccia, vi risparmio la mia. Oggi comunque è un giorno molto curioso, è il 16 novembre, il mio giorno preferito di tutto quanto il calendario gregoriano. Non a caso, ma non perché oggi siano nati l'imperatore Tiberio, Salvatore Giuliano o Totorrina, ma perché 29 anni fa, in questo esatto giorno, per la prima volta ho visto finalmente la luce. Detto terra terra, è il mio compleanno. In islandese ostetrica si dice Ljósmóðir, cioè madre della luce. Anche loro parlano per metafore. Evito di dilungarmi su questioni filosofiche che tutti noi ci siamo prima o poi posti almeno una volta nella vita, tipo il tempo è un concetto che ci siamo creati davvero noi, o non lo so, perché l'imperatore Tiberio ha una pagina Wikipedia e Simone no? Oggi voglio parlarvi di un traguardo, quello dei 500.000, che il canale ha raggiunto quando era in Norvegia a parlare di chiese affumicate. Questo è un dato più che altro simbolico, ma in quest'ultimo arco temporale la crescita del canale è stata paurosa. Vi faccio un diagramma cartesiano molto accurato e poco scientifico. Questa è stata la crescita di Nova Alexio nell'ultimo anno. Secondo i calcoli dei miei scienziologi, la curva potrebbe continuare a crescere così esponenzialmente da superare persino la stessa popolazione cinese. Stime ottimistiche che fanno da monito a Xi Jinping dicono che supereremo i cinesi tra 5 mesi. Ecco, dietro questo numero c'è anzitutto una mia maturazione. Su YouTube ho avuto modo di coniugare passione e crescita personale, di sviluppare nuove idee e soprattutto approfondire argomenti che mai avrei potuto approfondire al di fuori di questa piattaforma. Dietro questo mezzo milione di persone c'è tanta soddisfazione nell'essere riuscito a creare contenuti in grado di trasmettere quasi sempre un messaggio. Questo non è quasi mai facile, specialmente se fatto su base regolare e con tempistiche ridotte all'osso dal nostro mondo capitalista digitale. Fare video è la soddisfazione di poter dire anche stavolta ho creato qualcosa di interessante, che io in primis mi guarderei, poi se lo fanno gli altri tanto meglio, ci dividiamo i popcorn. Molti di voi già lo sanno, uno dei miei sogni è sempre stato quello di creare dei piccoli documentari, ma non quei documentari barbosi che si vedono alla televisione con la solita voce monotona, simile a quella delle ferrovie dello Stato. Abbiamo un budget di 10 milioni di euro, ma che ce ne frega? Ricicliamo sempre la solita robaccia di documentari televisivi. Quella è roba che per me non ha emozione, non ha ritmo. Ed è proprio di un format, quello televisivo, che sinceramente non mi appartiene per niente, anche perché chi l'accende più la televisione? Quando un giorno Amazon mi darà spazio per fare un reportage, capirete. Ma dietro questo mezzo milione c'è anche tanta ansia. L'ansia da prestazione. E no, non mi riferisco a quell'ansia da prestazione, sporcaccioni. Intendo l'ansia che vi viene quando pensate: ecco, se oggi mi sono superato, figurati se domani riesco a fare meglio. È la frase che mi ripeto tutte le sante volte che pubblico un video che magari mi ha preso particolarmente. Esempio, l'ultimo in Norvegia. Diciamo che la sensazione è simile all'ansia di voler sempre soddisfare le aspettative di chi segue con regolarità questo canale e ne apprezza i contenuti, senza però sapere se riuscirò a farlo, a ripetermi. È una sorta di pressione che aumenta con l'aumentare degli spettatori. Lo sapete meglio di me, c'è quella massima, da grandi numeri derivano grandi responsabili bla bla bla. Mi pare fosse Confucio ad averla detta, senza però tutte quelle R. Ecco, l'ansia aumenta con le responsabilità. Io stesso sento sempre la necessità di portare, nei miei limiti, contenuti estremamente curati per rispetto e coerenza verso chi si è iscritto al canale con l'aspettativa di un certo standard di contenuti, sotto tutti i punti di vista, narrazione, grafiche, significato, evitare il banale, insomma. Per questo, come già i mecenati sanno bene, tutti i ricavati dei loro abbonamenti YouTube e Patreon non vanno nel mio portafoglio per andarmene poi alle Maldive, ma ai miei collaboratori, perché portare dei video curati sarebbe impossibile senza la supervisione di un gruppo che mi dia una mano. Se per fare un video ci metto una settimana, è perché mi prendo tutto il tempo necessario per far sì che quel video sia un evento, un prodotto di 20-25 minuti, tra il quale ci sono ore e ore di cervellamenti, di lavori. Alcuni dicono spesso: porta più video alla settimana. La mia risposta è che se non volete vedermi collassare all'ospedale o andare direttamente all'obitorio passando per il via, fare più video alla settimana significherebbe pubblicare delle schifezze. E personalmente, se devo tirare via un video per il gusto di monetizzarci di più, perché sapete, qui su questa piattaforma più video uguale più guadagni, beh,
anche no. Per me realizzare un video, oltre che un'enorme passione, è un'esperienza, un puzzle da comporre, un processo creativo lungo e difficile nel senso romantico del termine, una sfida con me stesso anzitutto, un parto, anche se non sono una donna, per riallacciarmi alla metafora iniziale. Dietro un banalissimo video di pochi minuti ci sono ore e ore di riflessioni che faccio su come ad esempio rendere un video interessante allo spettatore, che è alla fine la cosa fondamentale, perché è lui, è lo spettatore che giudica sempre il risultato finale. Si potrà pure parlare della storia più affascinante del mondo, ad esempio di come i gatti abbiano sempre governato la società umana, tranne quella vicentina, ma se questa storia viene presentata come il libretto delle ricette di nonna Papera, non te la guardano neanche i parenti. Farò un giorno un video sul perché il clickbait per i video validi e non questi, se fatto bene, può essere benefico e non meschino come spesso si crede erroneamente. Fare video come li portiamo sul canale è paragonabile a livello di sensazioni a una doccia nella soda caustica. Certo, non è paragonabile alla difficoltà di fare una tesi in astrofisica, figuriamoci. I miei scienziologi hanno comunque preparato anche in questo caso uno schema. Prendiamo una settimana tipo e mettiamo caso io voglia pubblicare, non so, un video domenica. Ipotizziamo tutto fili liscio, cioè niente attese per la demonetizzazione, niente cavaliere dell'apocalisse, nessun problema. Lunedì, martedì sono dedicate allo script e quindi scrittura. Scrittura che, attenzione, si basa su ricerche e letture della settimana precedente. Mercoledì, giovedì e venerdì e sabato sono invece dedicati esclusivamente all'editing. E domenica si ricomincia da capo. Stavolta ricerca e lettura per il video che andrà la settimana non prossima, ma quella successiva ancora. Come vedete è tutto un lavoro di coordinazione, perché la settimana successiva sarà infatti coperta da un video redatto da Alessandro, editato da Alberto e supervisionato dal sottoscritto. Per i video della mia settimana invece faccio tutto in solitaria, da testo a editing, a meno che ovviamente non abbia bisogno di interventi rapidi. Come vedete non ho tutto questo tempo per fiatare, un pochino come un criceto che gira sulla ruota. Organizzazione da one man show, diciamo che in televisione spostati proprio. Ah già, lì ci si limita a riciclare materiali vecchi di anni e anni. Che gliene frega, tanto lo share già ce l'hanno. Se per esempio pubblico un video di 20 minuti, nei giorni dello script, a me personalmente ci vogliono circa 10 ore, che sono interamente dedicate alla scrittura, e quindi 20 ore in due giorni partono. Lo stesso avviene per i 4 giorni di editing, e nel mio caso lì le cose si fanno veramente hardcore. Tra reperimento immagini, video, mappe, creazione delle grafiche, mi partono all'incirca personalmente 12 ore al giorno davanti a un computer, e siamo quindi a 48 ore di silenzio, riflessioni e solitudini davanti a un dannato schermo. Infiliamoci 7 ore di cuscinetto la domenica, che vuoi, non ce le vuoi infilare? Ed ecco che sono 75 ore alla settimana, 80 se ci sono problemi. Questo include anche cose come pubblicare un episodio del podcast a settimana, rispondere alla mail, se non rispondo a tutti spero possiate comprendere, e programmare gli argomenti futuri di mese in mese, roba da monomaniaci. Dopo tutto questo tempo ho interiorizzato una mia personale massima, una sorta di legge di Murphy, Simone Murphy, che comunque sembra avere delle basi empiriche, a fondamenti fondati. Meno tempo mi richiede un video, meglio andrà questo in termini di rendimenti. Non so perché. Se invece mi ammazzo per farne uno e ci dedico animo e corazon, è statisticamente provato che andrà da schifo. Vedasi la Norvegia. A chi gliene è fregato di questo video? Argomenti a cui non davo un centesimo bucato, perché mi sembravano troppo di nicchia, hanno fatto invece il botto. Altri per i quali avrei messo la mano sul fuoco me l'hanno fatta bruciare, come quella di Muzio Scevola. Sapere un po' come andrà un video è, diciamo, un po' un terno all'otto, senza logica. L'algoritmo di YouTube è incomprensibile. Penso anche per chi lo ha programmato, ma anzitutto la cosa veramente complessa è anticipare i gusti di chi guarda, perché quella è roba da ruspici. Gli ruspici, per chi non lo sapesse, erano una sorta di mago forest dell'antichità. Come illogico è il fatto che per avere 2 minuti puri di voice over, cioè di sequenze dove si sente soltanto la mia voce, mi ci vogliono 4 ore di montaggio su After Effects. Ecco, quando mi trovo un testo con parlate di meno di 2 minuti, reagisco all'incirca come Flanders. Grazie Dio! Figurati! Ora, non fraintendetemi, prendetemi pure per un masochista, ma se non avessi soddisfazione estrema nel fare quello che faccio qui su YouTube, avrei già smesso, avrei chiuso baracca e burattini. È la stessa soddisfazione che 2 anni fa mi spinse a cambiare format, pur sapendo di andare incontro a tantissimi insulti che quelli
per inciso non mancano mai neanche adesso. Ma tralasciando il fatto che conduco ormai la vita frenetica di una ameba in un carcere di massima sicurezza, con la differenza che, ehi, perlomeno quando edito nelle orecchie alterno un po' tra metalcore, retrowave e musica doom e Russian, il tempo passa troppo velocemente, cioè non basta mai. È proprio quel piacere che trovo nel lavorare con i video e non farmi pesare le ore spese in una stanza grande 4 m x 4. E poi, siccome sono masochista, ripetiamolo, non vi ho menzionato questo. Il manifesto dei lavoratori di Novo Alexio. Nah, dispiace deludervi, ma in realtà questo è il mio nuovo libro. La storia come non ve l'ha mai raccontata Ulisse. Odisseo. Odisseo, per i più grecisti. Questo manifesto anarco-socio-capitale fascio-comunista era qualcosa che tenevo in serbo da una vita. Vi cito ad esempio la parte introduttiva. Citare se stessi, ragazzi. Capisci di essere arrivato veramente a un punto importante della tua esistenza. La valorizzazione della storia passa anche dalla divulgazione, specialmente in un'epoca di bulimia informativa come la nostra. Ma attenzione, lo ripeto una terza volta, non si sa mai le male lingue. Non sono un docente di storia, alcuni mi definiscono un divulgatore, che vuol dire tutto e niente, altri mi scambiano erroneamente per docente. Quel che è certo è che il mio lavoro online è dettato semplicemente dalla passione per il passato che da sempre mi accompagna. Ora, quello che voglio dire è che questo libro può aiutare ad approcciare una persona per la prima volta alla storia contemporanea, può aiutare a incuriosire. Serve a dare un'infarinatura generale per avere un quadro omnicomprensivo delle cose molto più comprensibile. È logico che se mi arriva il dottorando in storiografia dell'utilizzo delle pietre carsiche del 1750, l'appassionato di cartucce da traino della Seconda Guerra Mondiale troverà superfluo leggerlo. Ma ovviamente, se avessi voluto rivolgermi a un pubblico accademico, avrei adottato un registro, un formato e uno stile diverso, no? Ciononostante, la vera difficoltà di questo libro è stata personalmente quella di rendere la storia contemporanea digeribile, anche a un novantenne con problemi di reflusso gastrico. Questo libro non è stato un parto, questo libro è stato il parto per eccellenza. Una persona sana di mente, nel corpo e nello spirito si sarebbe fatta una passeggiata con il cane dopo tutte quelle ore davanti al computer di cui vi parlavo prima, invece, da un anno a questa parte, la scrittura di questo libro si è ammassata prepotentemente a tutti gli impegni del canale, di solito la sera dopo cena. Ma anche qui vogliamo mettere la soddisfazione di avere questa faccia da schiaffi e questo nome stampati nella copertina interna. L'idea di base, parlando seriamente, era quella di voler realizzare un saggio di storia contemporanea facile e senza troppi fronzoli, che andasse dritto al punto, un po' come i miei video, e soprattutto con tante mappe come piace a me, visti i miei gravi deficit dell'attenzione. Parlare di storia contemporanea senza mappe e immagini è come voler fare una pizza senza farina. Vi lascio a voi l'immaginazione. Ho voluto dare una visione chiara, semplice comunque, dei principali eventi che hanno contrassegnato la seconda metà del secolo scorso, anche perché a scuola, per qualche strana ragione, forse direi più che altro per mancanza di tempo, sembra quasi che la storia finisca nel 1945 e che oltre non ci sia nulla. Beh, queste 300 e passa pagine ci ricordano che forse sarebbe meglio rinnovare i programmi scolastici, che sono più stanti del caso Marzusardo. Guerra fredda, Cina, Medio Oriente, l'Italia della Prima Repubblica, Sud-Est asiatico, Sud America, Cuba, Falkland, Saddam, il leader supremo. In breve, ho cercato di coprire il globo nella sua interezza per dare un'idea più immediata di come siamo arrivati al complicato mondo in cui noi oggi viviamo e anche per comprendere buona parte della geopolitica moderna. E poi il profumo delle pagine appena stampate è sempre una droga. Il mio libro lo potete preordinare già da adesso, all'interno dei link che trovate in descrizione, preordinare, mentre dal 25 novembre, a meno che non collassi l'intero sistema editoriale così dal giorno alla notte, dovreste trovarlo in tutte le librerie Feltrinelli. Riguardandomi da 2 anni a questa parte, cioè da quando ho ricominciato a fare video con Novo Alexio, posso dire che di strada ne abbiamo fatta tutti. Io personalmente ne ho imparate veramente tante di cose. Non vedo l'ora di impararne ancora, perché è fuori di questione che la cultura in tutte le sue sfaccettature sia un arricchimento personale. Questo libro è un primo simbolo concreto, così come il canale. Entrambi sono il simbolo di maturazione, lavoro di gruppo e perseveranza, mi verrebbe da dire, o meglio testardaggine, buttata in tutti questi anni su YouTube, giorno dopo giorno. Il riconoscimento però è tutto vostro. Grazie mille. Per Aspera, ad Astra.